Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Assassin's Creed 2, sempre in compagnia del buon Ezio Auditore da Firenze e come potete vedere siamo a Venezia. Vi dico soltanto che stavo registrando e mi si è saltata la corrente e non vi ho potuto far vedere i preparativi di questo prossimo episodio, quindi di questo episodio qui, però sono state tutte missioni di preparazione per un qualcosa e ora capirete per cosa, ma vi farò vedere praticamente le missioni che ho fatto tramite il DNA. Ovviamente siamo già alla sequenza 7, come potete vedere, e ho fatto tutte queste. 1, 2, 3, 4, 5. Qua questa è la missione che manca, ho fatto questa e ho già fatto anche questa. Ora non ci resta da fare il ricordo 6, che sarebbe questo qui, che purtroppo non vi ho potuto far vedere gli altri. Ah, Ezio. Speravo riuscissi a tornare. Ho bisogno di un consiglio. Ma certo, di che si tratta? Emilio mi ha messo contro alcuni dei miei stessi uomini. Corruzione e intimidazione, Sì, e non possiamo colpire finché sono tra noi. Sono ancora in giro per il sestiere. A tenerci d'occhio per poi riferire ad Emilio. non ancora per molto, sta certo. Identifica e uccidi i ladri traditori. Molto bene, perfetto. Hola. Praticamente abbiamo delle spie da trovare. Allora, e noi la cosa migliore che possiamo fare è osservare dall'alto. È che da qua non si veda un granché, però. Comunque l'area, oh, eccolo là. È quello laggiù, trovato. Fare una roba figa voglio fare. E adesso hanno i due. Ora.
Nuota, nuota, Ezio, nuota. Il primo è stato fatto fuori. Ora vediamo se riusciamo a trovare gli altri due. Ah, giusto. Vabbè. Allora, qui all'esterno non è, quindi sarà per forza all'interno di quest'area. E vai, mi sei venuto tu incontro, porco traditore. Eppure povero, ora capisco perché hai tradito. Scendi, subito. Giù, subito. Eppure i templari non ti pagano abbastanza, direi. Ok. Attento! Alla mia frutta! Ti farò frustare per questo! Se mi fate passare magari. Vicini, molto vicini. Cosa fa quel demente? Ah, non è un problema mio. Non dovresti stare qui. Giù, eccolo. Anzi, credi di batterci? Ah, eccolo laggiù. A tutti i membri della nobile società veneziana, non ci sfuggirai. Oddio. Fatto, ragazzi. Fabbro! Ho anche delle merci nella forgia di mia. Fate caso, avete quando visto volete. Anche voi? Forse lavoro troppo ultimamente. Ora andiamo. Ah, ma è là sopra l'altra pagina. Vabbè. Sono
certo che sia solo un amico. Avanti, amici! Ah, ma c'è il medico qua! Ho distillato un elisir di piombo e... Scusi, dottore? Bisogna un po' di fiale, bravo. Questo dovreste sentirvi meglio. La storia parla di morte di Zendel. Quindi ora, avanti. Bizzarro modo... Dovremmo essere arrivati. Qua è dove mi si è interrotto tutto, porco cane, non capisco, stava riprendendo, stava registrando. Che mosse ardite! Eccoci qua. Collabora con Antonio e i suoi ladri per sconfiggere Emilio. Accettiamo. Ti prego, entra. Il tuo lavoro ci ha ridato la forza che avevamo, Ezio. Siamo pronti a colpire. Dimmi solo che cosa devo fare, e io lo farò. Agirai col favore delle tenebre, dai tetti. Emilio ha posto degli arcieri attorno al palazzo. Uccidili, ma senza strepito. Verranno rimpiazzati dai miei uomini. E le guardie, invece? Quando avrai spacciato gli arcieri, ci vedremo di fronte a questo edificio, qui. E discuteremo sul da farsi. Nessun problema. Sistemerò gli arcieri e tornerò da voi. Allora è deciso. In bocca al lupo. Bene, uccidi gli arcieri, perfetto. Fatto. Ora, punto di sincronizzazione. E voilà. Tu figlio, te ne vai. E io esco. Ben fatto, Ezio. Tutto procede secondo il piano. I miei stanno sostituendo gli arcieri che hai eliminato. Adesso la via per il palazzo è libera. Ma non l'edificio stesso. Le guardie di Emilio pattugliano ancora il perimetro. Usa i miei uomini. Possono distrarre le guardie ed evitarti di combattere. E quando viene il momento dell'assalto, ricorda ciò che ci hai insegnato. Sii cauto, Ezio.
Attendiamo nuove del tuo successo. Va bene. Bene. Assoldiamo un po' di mercenari. Siete gli occupati. Ferma! Ferma! Ok, fuori uno. Il tuo castello di carte sta crollando, Emilio. Non è che un fastidio, me ne occuperò. Quel povero scemo di Antonio e i suoi ladri. Non parlo di loro, è l'assassino che dovresti temere. Perché? È qui a Venezia. È quel da settimane. Come fai a non saperlo? Senza di te ho avuto da fare. Qualcuno doveva fornire le armi ai fratelli di Firenze. Già, già abbiamo visto quanto è servito. Bando alle ciance. Che cos'è che vuoi, capo? Il maestro chiede un giorno. Fra tre giorni a Santo Stefano. Molto bene, ci sarò. Sempre che tu sia vivo. Se mi permetti un consiglio, posso in te aspettare. Questa è una fortezza. Se lo dici tu, addio, Emilio. Diavolo, e se avesse ragione? Tu, chiama la mia barca. Deve essere vicina. Quando arriva, carica a bordo quelle casse e sta pronto a salvare. Io torno su. Se Carlo dice il vero, devo trovare un posto dove nascondermi fino al giorno del mare. Collabora con Antonio, certo. Ecco il perché del piano. No, il mio lavoro non andrà sprecato. Guardie! Guardie! No! Non credi di scappare, vecchio? Non avere paura. Non provo paura, assassino. Ma rimpianto. Volevo unità. Stabilità. Ordine. Già, ma a quale prezzo? Il progresso impone sacrifici. Non provo alcuna gioia in questo. Ma non v'è altro modo. Requiescati in pace. Olè! Oh? Diavolo. E adesso? Scusa, non resistevamo. Vieni, apriamo la porta ad Antonio. Va bene. Il palazzo è caduto ed Emilio è morto. Tutto grazie a te, Ezio. Bene, tirate giù gli stendardi di Emilio. Restituite ciò che ha rubato alla gente. Dimmi, Ezio. Come posso ricompensare i tuoi servizi? Io un'idea ce l'avrei. Nessun problema. Che altro? Emilio ha incontrato un uomo di nome Carlo. Sembrava un funzionario del governo. Sai chi sia? Carlo Grimaldi. Membro del Consiglio dei Dieci. Perché lo chiedi? Che intendi fare? Assistere a un incontro. Bene, in sincronia. Tutto passa, il mercante di Venezia. Ricordo sincronizzato, sequenza 7 completata.
Oh, dove cavolo? E mo? Altra pausa? Ok ragazzi, è ora di fare una bella sincronizzazione. E voilà! Non credo che a Venezia ci siano i santuari, almeno non mi è parso di vedere i simboli. Allora devo ancora sincronizzarmi qui e qui. Ah no, tomba dell'assassino, ce n'è una a Venezia pure. Quindi poi lo faremo. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Vi chiedo scusa se non vi ho potuto mostrare il come sono giunto a praticamente a quello che avete appena visto. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima, sperando che non mi si salti ancora la corrente un'altra volta. Ciao belli!